Buonasera, eccoci al secondo appuntamento di Leggere Dante, Voci per il Poeta, organizzato dalla Società Dantesca Italiana e dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e ospitato dal Teatro della Pergola. Questa sera la Società Dantesca Italiana premierà l'attore Ivano Marescotti. Chiamo sul palco il consigliere segretario della Società Dantesca Italiana per la primazione, il professor Giuliano Tanturli, e il nostro attore Ivano Marescotti. Bene, prima di procedere alla premiazione, vi leggo la motivazione del premio. Ivano Marescotti è unanimemente riconosciuto come uno degli interpreti più versatili e originali del teatro italiano. Dopo un'inedita alba lavorativa di tipo impiegatizio, nel 1981 si dedica al teatro, lavorando fra gli altri con artisti del calibro di Leo De Berardinis, Carlo Cecchi, Mario Martone, Marco Martinelli, Thierry Salmon, Armand Gatti, Sant'Agata e Morganti, Giampiero Solari, Giorgio Gaglione, Sergio Fantoni, Giorgio Albertazzi. Appassionato cultore della recitazione poetica, dove non sdegna ardite contaminazioni fra Dante, Raffaello Baldini e l'Ariosto, Marescotti è anche un audace esploratore dialettale nella lingua della sua terra, dove dirige da anni un teatro e coordina attività produttive. Ma accanto a tutto questo, egli si è dedicato con eguale impegno al cinema, interpretando ruoli di primo piano in oltre 40 titoli, fra i quali risaltano Gli Italiani, Il Muro di Gomma di Marco Risi, Johnny Stecchino e il Mostro di Roberto Benigni, Dichiarazioni d'amore di Pupi Avati, L'una e l'altra di Maurizio Nichetti, La lingua del santo di Mazza Curati. A questi si aggiungono anche partecipazioni a imponenti produzioni di film internazionali, in Germania con Klaus Brandauer, in Francia con Nicolas Cesner, fino ai premi Oscar Anthony Minghella per Talented Mr. Ripley e Ridley Scott in Hannibal. E ora la premiazione. È inutile dire che venire a Firenze, alla Società Dantesca, nella Tana del Lupo, diciamo così, a leggere Dante si è sottoposti a uno stress non indifferenti con un pubblico come voi altri, sicché non si sarà mai all'altezza effettivamente. Poi, naturalmente, io sono abituato a leggere Dante, lo trasformo, lo trasfiguro, non so quanto efficacemente, addirittura nel mio dialetto, contaminando il dialetto con l'alto che più alto non si può, il basso che più basso non si può, che è il dialetto romagnolo. C'è un mio titolo, un titolo di un mio spettacolo che feci, lo intitolai Bagnacaval, perché è il mio paese, Bagnacavallo, detto in dialetto romagnolo, Bagnacaval. Io non sapevo bene cosa farei, avrei fatto in questo spettacolo, ma il titolo già per me era importante e indicativo, perché Bagnacaval, così come è scritto, così come viene pronunciato, è esattamente, anche scandalosamente direi, la stessa parola, la stessa pronuncia di Dante Alighieri nel 14° del Purgatorio, dove dice «Ben fa Bagnacaval che non rifiglia». E di lì tutto. E così è fatto questa leggera contaminazione. E ora naturalmente andiamo a agli alti livelli fiorentini. Grazie mille. Grazie di nuovo. Bene, adesso chiamo sul palco a introdurre l'argomento di stasera il professor Riccardo Bruscagli.
La mentalità medievale vede l'anima e il corpo combattere una contesa impari, diseguale in partenza, tra l'anima immortale, incorruttibile, materiata di sostanza celeste, e il corpo destinato a perire, bruta materia, fetido sacco di sterco e di urina, albergo di istinti e passioni umilianti, destinato ai vermi e al disfacimento della sepoltura. Dante si allontana radicalmente da questa mentalità già con la sua adesione giovanile all'amor cortese e con la creazione della maniera poetica che egli stesso chiamerà dolce stil novo. Ma a questo proposito si è probabilmente troppo insistito sulla spinta spiritualizzante del Dante stilnovista, su Beatrice donna angelo, messaggera di paradiso, aliena da ogni troppo umana emozione amorosa. In realtà si potrebbe rovesciare l'argomento, mi sembra, e leggere invece i testi del Dante stilnovista come stupenda rivincita del corpo, della bellezza sensibile, restituita al suo sconvolgente potere suggestivo. Nella prosa che accompagna il primo sonetto della Vita Nuova, Beatrice compare nuda, in braccio ad amore, appena velata di un drappo sanguigno. Scrive Dante, nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggeramente. È la traccia indubitabile di un turbamento erotico profondo, non a caso consegnato alla dimensione onirica della visione. Ma anche riaffiorando alla coscienza della veglia, Beatrice esercita il suo potere attraverso la sua fisica presenza, i suoi gesti, il suo apparire, il suo salutare, il suo guardare. È proprio la sua prossimità fisica che scatena in Dante le reazioni più drammatiche, il tremare, il perdere la parola, il venir meno, tutta la fisiologia, insomma, di una passione altamente stilizzata, certo, ma non a caso descritta proprio come una sintomatologia clinica e a tratti una patologia. Il potere fisico di Beatrice è ben presente nel trittico di sonetti che sentiremo. Nel primo Dante segue con perfetta ortodossia l'ideologia del cor gentile, così come codificata da Guinizelli, qui d'altronde puntualmente citato come autorità inevitabile. Amore e il cor gentil sono una cosa, siccome il saggio, che è appunto Guinizelli, in suo dittare pone. Come secondo tradizione, anche per Dante amore e cor gentile sono una cosa sola. Amore dorme, ovvero sussiste latente in potenza nel cuor gentile, finché una bellezza di donna non lo suscita e rende attuale la sua virtualità amorosa. Ma nel secondo sonetto, negli occhi porta la mia donna amore, la scena cambia. Dante qui si impunta su di un verso, il secondo, negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che la mira. E carica questo verso nella prosa di commento di un peso ideologico che forse al momento della composizione il sonetto di per sé non aveva. Si sostiene adesso che non soltanto Beatrice ha il potere di svegliare amore latente nei cuori gentili, ma di creare essa stessa questa gentilezza. In termini impeccabilmente aristotelici, Dante scrive: per lei si sveglia questo amore, e non solamente si sveglia là ove dorme, ma là ove non è in potenza, ella, mirabilmente operando, lo fa venire. Svanisce dunque la distinzione guinizelliana fra cuori gentili e cuori villani. Amore nasce comunque, suscitato o creato dal nulla, in che è oggetto dello sguardo della gentilissima. In questo senso anche il celebre «Tanto gentile e tanto onesta pare» non è più solo un sonetto di saluto, ma la celebrazione del potere beatificante portato dalla diretta, sensibile visione della donna miracolosa. Lo stil novo dantesco restituisce così al mostrarsi della donna amata, alla sua fisica epifania, una nuova nobiltà e anzi divinità e trascendenza di effetti. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova.
Questa nobilitazione cortese e stilnovista della bellezza sensibile non è soltanto un frutto della giovanile infatuazione amorosa. Ben addentro gli anni della maturità, nella prosa del convivio, Dante ribadisce il suo pensiero a proposito del potere seduttivo e aristocraticamente nobilitante della bellezza femminile. Io, scrive, d'alcuna condizione di cotal creatura parlare intendo, in quanto nel suo corpo, per bontade dell'anima, sensibile bellezza appare. Il corpo e l'anima non combattono più, ma servono l'uno l'altro. E la bellezza del corpo si fa veicolo della bellezza dell'anima, e l'anima si fa balcone, come dice Dante, si affaccia, per così dire, fatta sensibile, dai due luoghi privilegiati del corpo femminile, come sentiremo, gli occhi e la bocca, i quali due luoghi si possono appellare balconi della donna che nell'edificio del corpo abita, cioè l'anima, però che quivi avvegna che quasi velata spesse volte si dimostra. Su queste scorte non fa meraviglia che il Dante della Commedia abbia configurato il rapporto fra il corpo e l'anima in maniera così peculiare, ovvero senza conferire all'anima alcun privilegio. È stato più volte osservato che le anime dell'oltretomba in Dante sembrano non rarefarsi nei loro tratti fisici, ma anzi acquistare corporea evidenza, plasticità, icasticità fisiognomica, volume. Ma tali tratti stilistici ed espressivi si appoggiano ad una precisa invenzione teologica. Un'invenzione teologica subito traslata, come sempre nella commedia, in situazione narrativa. Questa invenzione non si svela subito all'inferno, ma più tardi in purgatorio, sulla spiaggia del terzo canto, quando col sole alle spalle Dante vede soltanto la sua ombra proiettata davanti a sé e trasale, suscitando la reazione un po' risentita di Virgilio. Perché pur diffidi? Non credi tu me, teco e ch'io ti guidi? Se innanzi a me nulla sa ombra, non ti maravigliar. A sofferir tormenti caldi e geli, simili corpi la virtù dispone che, come fa, non vuol che a noi si sveli. Dunque, nell'aldilà dantesco non ci sono propriamente anime. Ci sono corpi, fittizi, provvisori, finti, come vogliamo definirli, un duplicato dei corpi veri che sottoterra attendono le trombe della risurrezione finale. Ciò che vediamo nel viaggio dantesco, ciò che Dante vede, è dunque una sterminata folla di replicanti, un universo misteriosamente, divinamente clonato. Ci si può chiedere perché? Perché Dante ha avuto bisogno di questa complicazione ulteriore, di questa tortuosa addizione a ciò che sia il mondo classico, sia la tradizione cristiana gli dicevano sull'oltretomba e sulla natura e sull'aspetto dei trapassati? Credo che una possibile risposta si possa trovare proprio nel bisogno di corporeità, di una icasticità fisica più potente di quella sbiadita e fantasmatica che a Dante offriva la tradizione. In virtù dell'escamotage teologico immaginato da Dante, di fatto l'anima sparisce nell'aldilà, schermata nuovamente dal corpo, e sia pure da un corpo fittizio, da questo tertium effimero ma altamente funzionale, aggiunto tra l'anima immortale e il corpo defunto. Questa reinvenzione del corpo permette all'inferno innanzitutto il suo esasperato realismo fisiologico, che fa della corporeità dei dannati il luogo spettacolare della loro pena. Ogni contrappasso è una contratta drammatizzazione per mimesi analogica o per ironico contrasto dei peccati commessi. E forse in nessun girone infernale, come nella bolgia dei ladri che sentiremo, la punizione incide in modo più spettacolare e più disturbante nella corporeità dei dannati, costretti due a due ad una doppia metamorfosi inversa dell'uomo in serpente e del serpente in uomo. Il virtuosismo metamorfico dell'episodio chiama esplicitamente a sfida Lucano e soprattutto il principe delle metamorfosi, Ovidio, disse Dante, taccia di Cadmo e d'Aretusa, Ovidio. Ma non è un semplice tour de force stilistico. Dante insiste sulla repellente esperienza del divenire altro da sé, della estraniazione del corpo violentato in una forma aliena. Ogni primaio aspetto ivi era casso, due e nessun l'immagine perversa parea. L'immagine perversa.
Ben prima che Gregor Samsa si svegliasse nel suo letto, mutato in scarafaggio, Dante aveva presentito e descritto l'orrore moderno della mutazione, come alienazione radicale dalla propria umanità, dal corpo umano come fisica garanzia della propria identità umana. Ma non tuttavia nel buio infernale Dante svela il segreto della consistenza fisica corporea degli abitanti d'oltretomba. Come già detto, è in purgatorio, sotto il sole roggio del terzo canto, che i corpi fittizi dei trapassati si svelano per ciò che sono, introducendo nel gioco dialettico abituale fra corpo e anima un inedito terzo incomodo. Nella diversa temperie psicologica ed espressiva del purgatorio, il corpo fittizio assume adesso un ruolo diverso che non nell'inferno. Qui, e non all'inferno, esso affiora alla coscienza dei trapassati, diviene argomento dei loro discorsi, occasione di nuove nostalgie e malinconie. Perché proprio la consapevolezza, finalmente avvertita e tematizzata, del corpo fittizio che si stanno, per così dire, usando, introduce per contrasto il rimpianto struggente dell'altro corpo, quello vero, quello lasciato sulla terra. Sicché buon conte potrà fare memoria del suo strazio finale con infinita pietà verso la parte di sé che giace ancora sotto la melma dell'Arno. Con infinita pietà e con un accidente grammaticale minimo, ma rivelatore. Parlando del suo cadavere ormai rigido in riva all'Archiano e sospinto poi dalla piena delle acque nel fiume Maggiore, Buonconte parla in un primo momento di un corpo gelato, visto come a distanza lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'Archian Rubesto. Ma quando quel freddo cadavere viene violato e tormentato dalla piena, il pronome di prima persona torna ad un balzo sulle labbra di Buonconte. Voltommi per le ripe e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. Voltommi, mi coperse, corpo e anima, di nuovo inscindibilmente solidali. Il paradiso in questo senso non fa eccezione. In paradiso, come si sa, non si vedono né anime né corpi fittizi. Dal cielo della luna in su, almeno, soltanto luci, splendori, fulgori che consumano in sé ogni parvenza umana. Ma si badi, anche qui in paradiso il tempo non è compiuto. Quelle luci e quegli splendori non sono affatto una sublimata spiritualizzazione del corpo. Non rappresentano per nulla un grado più alto e perfetto di beatitudine. Sono piuttosto il senso visibile di uno squilibrio, di una provvisoria approssimazione, giacché i corpi fittizi non sono tali da resistere al bagliore delle anime, ma lo saranno bensì i corpi risorti, destinati a restituire visibilità fisica, umana riconoscibilità alle schiere dei beati. Per questo l'ultimo brano che ascolteremo è cruciale a capire lo specialissimo trattamento della corporeità nel paradiso dantesco e insieme, più in generale, a capire cos'è davvero questo paradiso. Ombra di un'ombra, rappresentazione impossibile e perciò sempre monca, mutila e approssimativa della vera eterna beatitudine. Il brano si sofferma sul mistero della resurrezione della carne, quando, nelle parole della commedia, questo folgor che già ne cerchia fia vinto in apparenza dalla carne che tutto dì la terra ricoperchia. E le fattezze umane trasfigurate della carne gloriosa e santa torneranno visibili e la persona dei beati, disse Dante, più grata fia per essere tutta quanta, tornata cioè nella sua integrità di anima e corpo. A questa prospettiva, a questa cristiana divinizzazione del corpo risorto, a questo riacquisto di corporea umanità da parte dei beati, tutto il paradiso se ne esce in un solenne, fragoroso amme, amen, così sia. Forse, aggiunge Dante, non pur per lor, ma per le mamme, per i padri e per gli altri che fuor cari, anziché fosser sempiterne fiamme. Abbiamo ascoltato una delle rime più spettacolari della poesia italiana. Amme, amen, l'acclamazione solennemente liturgica levata da una lingua arcana che fa rima con mamme, con la parola che tutti pronunciamo per prima, parola neanche della lingua quasi ancora, ma della carne e del sangue. Amme, mamme,
Nel vertiginoso cortocircuito di queste due parole, l'umanità del corpo e la trascendenza dell'anima, lo splendore del divino e la domestica fedeltà alla nostra vita terrena e ai suoi affetti, trionfano di una dicotomia fra corpo e anima evidentemente obsoleta e inaugurano o preparano il tempo imminente di una nuova civiltà. Amore e cor gentil sono una cosa, siccome il saggio in suo dittare pone, e così esser l'un senza l'altro osa, com' alma razional senza ragione. Falli natura quando è amorosa, amor per sire e il cor per sua magione, dentro alla qual dormendo si riposa, talvolta poca e tal lunga stagione. Biltate appare in saggia donna poi, che piace agli occhi sì, che dentro al core nasce un disio della cosa piacente, e tanto dura talora in costui che fa svegliar lo spirito d'amore, e simil face in donna omo valente. In tra gli effetti della divina sapienza, l'uomo è mirabilissimo, considerando come in una forma la divina virtute tre nature congiunse, e come sottilmente armoniato conviene esserlo corpo suo, a cotal forma essendo organizzato per tutte quasi sue virtudi. Io adunque, in questa terza particola d'alcuna condizione di cotal creatura, parlare intendo. In quanto nel suo corpo, per bontade dell'anima sensibile, bellezza appare. E io dico che nello suo aspetto appariscono cose le quali dimostrano de piaceri di paradiso. Ed intra gli altri di quelli, lo più nobile e quello che è frutto e fine di tutti gli altri, si è contentarsi. E questo si è essere beato. E questo piacere è veramente, avvenne che per altro modo, nell'aspetto di costei. Che guardando costei, la gente si contenta, tanto dolcemente ciba la sua bellezza, gli occhi dei riguardatori. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ven tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta dal cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova, e par che della sua labbia si muova
un spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima: sospira. Nella faccia, massimamente in due luoghi, opera l'anima, però che in quelli due luoghi quasi tutte e tre le nature dell'anima hanno giurisdizione, cioè negli occhi e nella bocca. Quelli massimamente adorna e quivi pone l'intento tutto a fare bello, se puote. Di quali due luoghi, per bella similitudine, si possono appellare balconi della donna, che nel edificio del corpo abita, cioè l'anima. Però che quivi avegna che quasi velata spesse volte si dimostra. Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che la mira. Ove la passa ogni om ver lei si gira, e cui saluta fa tremar lo core, sicché bassando il viso tutto smore, ed ogni suo difetto allor sospira, fugge dinanzi a lei superbia e ira. Aiutatemi, donne, farle onore. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel core a chi parlarla sente, onde è laudato chi prima la vide. Quel che la par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente, si è nuovo miracolo e gentile. Scendemmo il ponte dalla testa, dove si aggiugne con l'ottava ripa, e poi mi fu la bolgia manifesta. E vidivi entro terribile stipa di serpenti e di sì diversa mena che la memoria e il sangue ancor mi scipa. Più non si vanti Libia con sua arena, che secche lidri, iaculi e faree produce cencri con anfisibena, né tante pestilenze né si re mostrò giamai con tutta l'Etiopia, né con ciò che di sopra al Mar Rosso è. Tra questa cruda e tristissima copia correan genti nude e spaventate, senza sperar pertugio o elitropia. Con serpi le man dietro avean legate, quelle ficcavan per le ren la coda e il capo, ed eran dinanzi aggroppate. Ed ecco a un, che era da nostra proda, s'avventò un serpente che il trafisse là dove il collo alle spalle s'annoda. Ne ho sì tosto mai, né i si scrisse, come il s'accese e arse, e cener tutto convenne che cascando divenisse. E poi che fu a terra sì distrutto, la polver si raccolse per se stessa e in quel medesmo ritornò di butto. Se tu sei or lettore a creder lento, ciò che io dirò non sarà maraviglia, che io che il vidi appena il mi consento. Com'io tenea levate in lor le ciglia, e un serpente con sei piè si lancia dinanzi all'uno e tutto a lui s'appiglia. Copia di mezzo gli avvinse la pancia, e con gli anterior le braccia prese, poi gli addentò e l'una e l'altra guancia, li dire tani alle cosce distese, e misi nella coda tra ambedue, e dietro per le ren su la ritese. Ell'era barbicata, mai non fue, ad alber sì, come l'orribil fiera per l'altrui membra viticchiò le sue. Poi s'appiccar, come di calda cera fossero stati, e mischiar lor colore. Né l'un né l'altro già parea quel che era, come procede innanzi dall'ardore per lo papiro suso un color bruno che non è nero ancora e il bianco more. Gli altri due il guardavano e ciascuno gridava: «O me, agnel, come ti muti! Vedi che già non sei né due né uno!» Già erano i due capi un divenuti,
quando n'apparve due figure miste in una faccia, o eran due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste, le cosce con le gambe, il ventre e il casso divenner membra che non fuor mai viste. Ogni primaio aspetto vivi era casso, due e nessun, l'immagine perversa parea, e tal s'engio con lento passo. Come il ramarro sotto la gran fersa dei dì canicular cangiando sepe, folgore parsi alla via attraversa, si pareva, venendo verso l'epe degli altri due, un serpentello acceso, livido e nero come grandi pepe. E quella parte onde prima è preso nostro alimento, a l'un di lor trafisse, poi cadde giuso innanzi a lui disteso. Lo trafitto il mirò, ma nulla disse. Anzi, coppie fermati, sbadigliava, pur come sonno o febbre l'assalisse. Egli il serpente e quei lui riguardava. L'un per la piaga e l'altro per la bocca fummavan forte e il fummo si scontrava. Taccia Lucano ormai là dove tocca del misero sabello di Nasidio e attenda udir quel cor si scocca. Taccia di Cadmo e d'Aratuso Ovidio, che se quello in serpente, quella in fonte converte poetando, io non lo invidio. Che due nature mai a fronte non trasmutò sì ch'amendue le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Insieme si rispuose a tai norme che il serpente la coda in forca fesse e il feruto ristrinse insieme l'orme. Le gambe con le cosce seco stesse s'appiccar sì che un poco la giuntura non faceva segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdeva là e la sua pelle si faceva molle e quella di là dura. Io vidi entrar le braccia per l'ascelle e i due piedi alla fera, che eran corti, tanto allungar quanto accorciavan quelle. Poscia li piedi retro, insieme a torti, diventaron lo membro che l'uom cela, e il misero del suo n'avea due porti. Mentre che il fumo l'uno e l'altro vela di color novo e genera il pel suso per l'una parte e dall'altra il dipela, l'un si levò e l'altro cadde giuso, non torcendo però le lucerne empie, sotto le quai ciascun cambiava muso. Quel che era dritto, il trasse ver le tempie e di troppa matera chi là venne uscir gli orecchi delle gote scempie. Ciò che non corse indietro e si ritenne di quel soverchio, fe naso alla faccia e le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giacea, il muso innanzi caccia e gli orecchi ritira per la testa come face le corna la lumaccia. E la lingua, che pareva unita e presta prima a parlar, si fende e la forcuta nell'altro si richiude e il fummo resta. L'anima, che era fiera divenuta, suffolando si fugge per la valle, l'altro dietro lui parlando sputa. Possia divolse le novelle spalle e disse all'altro: «I vo che buoso corra, come ho fattio carpon per questo calle». Così vidi io la settima zavorra mutare e trasmutare, e qui mi scusi la novità se fior la penna borra. Lo sol che dietro fiammeggiava roggio, rotto m'era dinanzi alla figura che aveva in me de suoi raggi l'appoggio. Io mi volsi dal lato con paura d'essere abbandonato quando io vidi solo dinanzi a me la terra oscura e il mio conforto, perché pur diffidi, a dirmi cominciò tutto rivolto: «Non credi tu me teco e ch'io ti guidi? Vespero è già colà dove è sepolto lo corpo dentro al quale io facevo ombra, Napoli là, e da brandizio è tolto. Ora
Se innanzi a me nulla sa ombra, non ti maravigliar più che di cieli che l'uno all'altro raggio non ingombra. A sofferir tormenti caldi e geli, simili corpi, la virtù dispone che, come fa, non vuol che a noi si sveli. Come le pecorelle escono del chiuso a una, a due, a tre, e l'altre stanno timidette atterrando l'occhio e il muso, e ciò che fa la prima e l'altro fanno, addossandosi a lei se la s'arresta semplice e quete, e l'on perché non sanno, sì vid'io muovere a venir la testa di quella mandra fortunata a lotta, pudica in faccia e nell'andare onesta. Come color dinanzi vide rotta la luce intera dal mio destro canto, sì che l'ombra era da me alla grotta, restaro e trassersi indietro alquanto, e tutti gli altri che venivano appresso, non sapendo il perché, fenno altrettanto. Sanza vostra domanda, io vi confesso che questo corpo umano che voi vedete, perché il lume del sole in terra è fesso, non vi maravigliate, ma credete che non senza virtù che dal ciel vegna cerchi di soverchiar questa parete. Così il maestro e quella gente degna. Tornate, disse, entrate innanzi dunque, coi dossi delle man facendo insegna. E un di loro incominciò. Chiunque tu sei, così andando, volgi il viso, pon mente se di là mi vedesti unque. Io mi volsi verso lui e guardai il fiso. Biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'un de cigli un colpo avea diviso. Quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, el disse: or vedi, e mostrommi una piaga a sommo il petto. Poi sorridendo disse: io son Manfredi, nepote di Costanza imperatrice, ond' io ti priego che, quando tu riedi, vadi a mia bella figlia genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e di che il vero a lei s'altro si dice. Poscia ch'io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a quei che volentier perdona. Orribil furon li peccati miei, ma la bontà infinita si gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente allora, avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarion ancora in co del ponte presso Benevento, sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il vento, di fuor dal regno quasi lungo il verde, dove le trasmutò a lume spento. Per lor maledizion si non si perde, che non possa tornar l'eterno amore, mentre che la speranza a fior del verde. Vero è che quale in contumacia more di Santa Chiesa, ancor ch'al fin si penta, starli convien da questa ripa in fore per ognun tempo che gli è stato 30, in sua presunzion, se tal decreto più corto per buon prieghi non diventa. Vedi oggimai, se tu mi puoi far lieto, rivelando la mia buona costanza come mai visto e anco esto divieto, che qui per quei di là molto s'avanza. Poi disse un altro: de, se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte, con buona pietà te aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, io son buon conte, Giovanna o altri non ha di me cura, perch'io vo tra costor con bassa fronte. E io a lui: qual forza o qual ventura ti traviò si fuor di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura?
Oh, rispose Ellie, a piede del Casentino traversa un'acqua canume l'Archiano che sovra l'Ermo nasce in Appennino. Lave il vocabol suo diventa vano, arrivai io forato nella gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Qui vi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì e qui vi caddi e rimase la mia carne sola. Io dirò il vero e tu il ridì tra vivi, l'angel di Dio mi prese e quel d'inferno gridava, oh tu del ciel perché mi privi, tutte ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo. Ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie, giunse quel mal voler che Pulmar chiede, con l'ontelletto e mosse il fumo, il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come il di fu spento, da Prato Magno al gran giogo coperse di nebbia, il ciel di sopra fece intento, sì che il pregno aere in acqua si converse, la pioggia cadde e ai fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse. E come ai rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne. Lo corpo mio, gelato in sua foce, trovò l'Archian rubesto e quel sospinse nell'Arno e sciolse a mio petto la croce. Chi fe di me quando il dolor mi vinse? Voltommi per le ripe e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percosso fuori o dentro. Nella mia mente fe subito caso questo ch'io dico, siccome si tacque la gloriosa vita di Tommaso, per la similitudine che nacque del suo parlare e di quel di Beatrice, a cui si cominciar dopo di lui piacque. A costui fa mestieri, e non vi dice, né con la voce né pensando ancora, d'un altro vero andare alla radice. Diteli, se la luce onde s'infiora, vostra sustanza rimarrà con voi eternalmente, siccome è le ora. E se rimane, dite come, poi che sarete visibili rifatti, esser porà che al veder non vi noi. Come da più letizia pinti e tratti alla fiata quei che vanno a rota, levan la voce e rallegrano gli atti, così all'orazione pronta e divota li santi cerchi mostrar nuova gioia nel torneare e nella mira nota. Qual si lamenta perché qui si moia per viver colassù, non vide quivi lo refrigerio dell'eterna ploia. Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre, in due, in uno, non circunscritto e tutto circunscrive, tre volte era cantato da ciascuno di quegli spirti con tal melodia che ad ogni emerto saria giusto muno. E io udì nella luce più dia del minor cerchio una voce modesta, forse qual fu dall'angelo a Maria risponder: quanto fia lunga la festa di paradiso, tanto il nostro amore si raggerà d'intorno cotal vesta. La sua chiarezza seguita l'ardore,
l'ardor, la visione, quella è tanta quanta di grazia sovra suo valore. Come la carne gloriosa e santa fia rivestita, la nostra persona più grata fia per essere tutta quanta, perché s'accrescerà ciò che ne dona di gratuito lume il sommo bene, lume che a lui veder ne condiziona. Onde la vision crescer convene, crescer l'ardor che di quella s'accende, crescer lo raggio che da esso vene. Ma sì come carbon che fiamma rende, e per vivo candor quella soverchia, sì che la sua parvenza si difende, così questo folgor che già ne cerchia, fia vinto in apparenza dalla carne che tutto di la terra ricoperchia. Ne potrà tanta luce affaticarne che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilettarne. Tanto mi parver subiti ed accorti, e l'uno e l'altro coro a diceramme, che ben mostrar disio di corpi morti. Forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per gli altri che fuor cari, anzi che fosser sempiterne fiamme.